a tavola con lo chef, andiamo a vedere Leonardo Di Carlo in cucina, ve l'avevamo promesso, eccoci qua. Cosa stai facendo allora? Le bignè. Allora, qui abbiamo una bignè all'olio d'oliva. Quindi anche dietetica. Ma dietetica lasciamo stare, no. Però Salutistica, ma soprattutto anche per chi ha problemi di allergia al lattosio. Eccoci qua. Allora, fatto questo, mettiamo un frullino sopra, perciò la pasta frolla ce la troviamo all'interno del bignè. Poi vi spiego anche questo, perché se vi faccio tutti i prodotti veramente non finiamo più. Qui abbiamo la pasta frolla all'olio di mais, anche questa priva di grasso, in questo caso di burro. Vedete, lo appoggio sopra. Cosa farà questa pasta frolla? Farà sì che il bignè cercherà di sviluppare, ma in un modo molto diverso e regolare. E ciò farà da cappa per il vapore che vuole uscire. Il vapore non riesce a uscire, il bignè sviluppa, perfetto, è tondo. E avete un bignè con una parte croccante sopra, molto piacevole sia alla vista, si spera, perché non si sa mai nella vita, e sia nel discorso quando andiamo a mangiarlo, perché vi dà questa croccantezza leggerissima. Questo prodotto si può sostituire, se facciamo un bignè normale o anche questo all'olio, anche con un frollino tipo bacio di dama. Bacio di dama vuol dire una parte di burro, una parte di zucchero semolato, una parte di farina di mandorle o farina di nocciole, una parte di farina. Quanto stanno in forno? In forno un 15-18 minuti. Purtroppo Bene. Le temperature e i tempi sono sempre relativi al forno che si utilizza. In questo caso noi metteremo all'inizio 175 per 5 minuti, quando il prodotto inizia a sviluppare abbassiamo il forno, valvola chiusa, mi raccomando. Con cosa l'abbiniamo? Questo l'abbiniamo con una crema pasticcera all'acqua, pensate. All'acqua. L'acqua del sindaco si dice, no? No, Cristiano, è così. Ecco. Ciao, grazie. Arrivederci e ci si vede a Conegliano. Ciao, ci si vede a Conegliano. Va bene, bye.